si ribacia. Ciao a tutti, ciao. Ben trovata, amica mia. Alzate, alzate, alzate. Questa è davvero la hit del momento, ma non è la sola che porta la firma di Paolo Antonacci, scandisco bene, figlio di Marianna Morandi e nipote di Laura Frichian e ovviamente di Gianni Morandi. Quanto sei fiera di tuo figlio? Tantissimo, è bravissimo, ma poi sono fiera perché è un ragazzo bravissimo, un ragazzo d'oro, educato, sensibile, poi bravo. È bravo, appunto, questa, altra bellissima di Annalisa, mille. Come no? Il pezzo di Rosa Chemical e il pezzo di Tananai, quindi di tutto di più, ma noi facciamo un passo indietro e ricominciamo da qua, dal momento in cui papà e mamma si conoscono, c'erano i cosiddetti musicarelli, Laura arrivava da Strehler, dagli Chanel, non ne può più, amore lo so, è la tua vita Laura, che dobbiamo fare? Li cancelliamo? Li bruciamo? Vado nelle te che do fuoco? No, va bene, però... Voglio dire, sono 50 anni. E lo so, allora, ma ha detto ricomincia. Perché fa così, mamma? Fa così. Tu manda. Sì, perché ti stavo dicendo, tu arrivavi dalla scuola di Strehler, quindi c'ha un certo tono, come dico io. Ti chiamano a fare questi film che hanno un grandissimo successo e poi sono nate cose belle. Cambia vai. La mia vita. Vabbè. Ritornerò ginocchio da te, l'altra non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Correvano gli anni 64 e 65, ma tu quando li hai visti? No, lei è nata dopo. Vabbè, dopo però magari li vedeva, magari no? Li hai visti al cinema, non li hai visti in televisione. Dopo, li ho visti dopo. Certo. E sì. Che impressione ti hanno fatto? No, mi fa una gran tenerezza. Vero? Proprio sono carini, carini, teneri. E come hai raccontato a Marianna come ti sei conosciuta col papà? Non l'ho mai raccontato, mi pare. Io l'ho sentito raccontare da voi, qui, da te. No. Sì, noi in casa non abbiamo parlato proprio. Sai come ci siamo conosciuti io e papà? No, non l'abbiamo fatto. Comunque, voi vi siete conosciuti lì, giusto? Ci siamo su questi set. Lì, sì. Tu eri anche un po' prevenuta perché pensavi che non sapesse recitare, cosa non vera poi. No, invece, no, ma perché avevo quel precedente della lacrima sul viso che con Roberto Satti, in arte Bobby Solo. Che era terribile, non si muoveva, non parlava, parlava romano, veniva giù, ah là, che devo dire, era tremendo. Oddio. Quando mi hanno telefonato, hanno detto, sa, che c'è uno, un Gianni Morandi, bravissimo, per dire. Ho detto, per carità di Dio, non ne voglio sentir parlare di questi cantanti, voglio fare l'attrice, no, che sto cantante. Insomma, mi hanno talmente, questo produttore napoletano, con il suo napoletano mi ha convinta. E io ho detto, vabbè, abbiamo fatto tanti provini, ma una fidanzata d'Italia giusta non c'è, ci sei solo te. Essere figlia della fidanzata d'Italia? interessante, sicuramente porta fortuna, eh? Sì. Ma tra mamma e papà chi era la parte più rigida, la parte più tenera, più permissiva, non genere, i genitori ti darò una notizia. Io ne ho avuti due su due duri, severi. Lei ride e sa che è vero. Quindi la parte tenera, adesso ci siamo un po' intenerite, adesso, sì, di la verità. Sì, adesso con l'età
ci sono voluti questi pochi adesso anni io per sono finalmente la figlia e la madre adesso per diventare amiche, complici, divertirci così. Però sono stati molto rigidi. Pensa, io di lei, che la conosco meglio, l'avrei detto, di papà pensavo che avesse, fosse invece più spensierato, più spensierato, con l'occhio sbarrato. Anche lei no. Gianni, durissimo. So che ci guardi, ti vogliamo bene. Ti no, voglio... vabbè, ma non è una critica, eh. Anzi, no, non è una critica, è stato severo, giustamente. Ma fammi un esempio. Beh, insomma, era... La sera non si esce. Vabbè, ma a parte la sera non si esce, ma comunque era molto rigoroso, a scuola pretendeva i risultati, qualsiasi cosa volessi fare nella vita si studia, ci si prepara, è giusto, no? E la confidenza più alla mamma più al papà? Mamma. Le canzoni di Gianni e poi vediamo i sceneggiati famosi di Laura. Vai, canzoni prima. Fatti andare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Fisarmonica, stasera suona per noi. Gianni che Morano. Poi veramente baciati dal talento, perché la tua tuo papà e anche tuo nonno, insomma, tuo papà è stato un musicologo, è quello che ha riscoperto Vivaldi, giusto? Sì, giusto. Eh sì, violinista tutto. E lui comunque, mio papà, che venne a trovarci, eccoli là, mamma e papà, Che belli. Venne a trovarci e siccome non sapeva cosa fare quando era lì a Torlupara, che vedeva me, Gianni, i bambini, allora si divertiva a suonare il pianoforte. E un giorno vede questo bambinino piccolino, che era Marco, che stava sempre lì a guardare. Che è il fratello di Marianna. E papà allora l'ha guardato e ha detto, ti piace? Sì. Allora ha fatto questo gioco, adesso non saprei dire, ma... ha suonato dei la e poi le ha detto com'è questa nota, com'è, e lui piccolino ha fatto la nota e papà ha chiamato Gianni, guarda che tuo figlio ha l'orecchio musicale. Da quel momento è andato subito a lezione di violino a 5 anni, Marco. Con un violino grande così, Marco. E invece Paolo, figlio appunto di Marianna e Biagio Antonacci, ha cominciato a comporre canzoni a... Sempre, da piccolissimo, a 8 anni ha scritto la sua prima canzone. Che lui scrive i testi soprattutto. Scrive i testi e anche la musica, lui se la cantava, se le registrava, aveva 8 anni. E lui è sempre stato un adulto, anche da piccolo, un piccolo adulto, sempre stato molto sensibile, proprio era il suo destino scrivere. Che meraviglia. Gli sceneggiati, amore. Si chiamavano così, adesso poi ci torniamo perché dobbiamo... Eccolo, guarda che faccetta divertita che ha. Che bello che è. Però, anzi no, allora, visto che ci siamo, te lo chiedo subito, perché peraltro per lui non so se sia stato facilissimo essere comunque il nipote di Gianni, il figlio di Paolo Antonacci, di Biagio Antonacci e il nipote di Gianni Morandi. Ma secondo me quando ti porti dietro questi cognomi... ingombranti, mi sa che non è mai facile, no? Non è mai facile, perché comunque, insomma, il confronto... Devi dimostrare sempre qualcosa di più. Il confronto è pesante, però lui è bravo e il talento lo sta premiando. Ti voglio spiegare che la sensibilità che ha questo ragazzo, chiamo ragazzo, qualche anno fa eravamo a cena a casa sua a Bologna, e si parlava che fra poco sarà Natale, i regali che si fanno, eccetera. Lui mi fa, nonna, io ti vorrei chiedere una cosa in regalo, però non so, magari tu ci tieni, chissà. Beh, Paolo, dimmi che cosa vuoi. Ha detto, le 66 lettere d'amore di nonno e nonna Laura, di nonno a coppia e di nonna Laura. Ah, era un ragazzino, dico, ma come? Questo... aveva pochi anni, già voleva un questo epistolario.
che poi non so se gli è servito, ma sicuramente ce l'ha caro, caro a casa sua, perché per avermelo chiesto. Peraltro sappiamo tutta la storia dei nonni, tu hai sì, no, ma l'amore, l'amore che è scoppiato tra loro è quasi al di sopra di tutta la tragedia. Perché loro sono, ricordiamolo per chi non se lo ricordasse, tu sei venuta con il tuo libro, perché loro sono stati vittime del genocidio armeno, sì, quindi sono riuscite... Sì. Sono riusciti a casa, un tuo nonno, insomma, è riuscito a salvarsi in modo ovviamente molto doloroso. Va bene, dai, stavo per lanciare gli sceneggiati, si chiamano oggi, si chiamerebbero fiction, serie TV. Fiction. E ti aspetta che ho i titoli qui. La cittadella. Vabbè. Hai capito? E David Copperfield, cos'era? Cronin e ovviamente Oliver Dickens. Twist. E Dickens, ovviamente, David Copperfield. Se ti fidi di me, devi darmi retta. Intesi? Parlerò io domani con papà. Nurse Lloyd vuole accompagnare la signorina Bolan. Grazie. Quando stai per andare in collera con me? Quando ti disilludo? Dora. Quando ti accorgi che non sono quella che vorrei essere e che credo non riuscirò mai ad essere, devi dirti, è solo una moglie bambina. Che però ti vuol bene con tutta se stessa. Che fatto ti fa rivedere la mamma? Ma è stupendo, a parte che due attori straordinari... Insomma, lavorare insieme agli attori bravi si diventa bravi. Lei era brava, bellissima, bellissima. Ancora, mamma, ancora sei bellissima. Siamo d'accordo, è molto bella. Con molta tenerezza. Bella, elegante, bellissima. Bella. 83 anni. Beh. Capisci? Io vorrei... Dove firmiamo? Dove firmiamo? No, vabbè. Peraltro, amore, da bambina, peraltro, a questa sei tu bimba? Sì, è lei. Ma arrivavano i fotografi, tu ti ricordi, non so, della popolarità, del fatto di essere figlia di due genitori così famosi, non so, fotografi, a scuola, qualcuno ti diceva qualcosa? In realtà non tanto, perché quando io ho avuto la, diciamo, l'età... per un po' comprendere come girava il mondo, e mio papà stava passando anni di buio, non era, negli anni 70 ha avuto un momento di buio. E di... tu come lo sostenevi? Ma io non l'ho sostenuto perché non avevo capito che c'era stato un momento di grande successo e poi c'era stato un momento in cui non funzionavano le cose. Certo, però perché eri troppo piccola per vivere il grande successo, ho capito perfettamente. Però ho vissuto tutti gli anni in cui lui ha veramente messo tutto se stesso, l'impegno nello studio, nella ricostruzione di se stesso. Non è facile, credo, passare un momento di tanti anni di buio e poi essere in grado di riuscire a ricominciare. E come ricominciare poi oggi. E quindi adesso che lo guardo da adulta e vedo quella strada lì, penso che sia ammirevole. Veramente. Lui te ne parlava? No, no comunque. No, io andavo a scuola e studiavo per me e io vedevo che lui studiava come me, perché doveva dare l'esame di terza media per entrare al conservatorio, perché lui aveva solo la quinta elementare. E quindi ha studiato, ha fatto l'esame, andava al conservatorio a studiare, lo vedevo andare a scuola, lo vedevo studiare come noi, lo vedevo fare le stesse cose che facevamo noi. E da ragazzina che ti dava? Come ti eri orgogliosa? Ma io sono molto, molto, molto orgogliosa di tutti e due i miei genitori. No, ma dico in quel però momento. Però in quel momento l'ho visto proprio impegnarsi tanto. E, è una grande lezione di vita. E poi è tornato, li faccio sentire subito, 81 canzoni stonate e uno su mille, 1985. Canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Noi stanchi ma contenti
Se chiudi gli occhi forse tu ci senti anche da lì. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita? In gioco c'è la vita, vita, vita. Uno su mille ce la fa. Laura, tu sei appunto 83 anni, ma io la ti seguo su Facebook. Sì. E ogni tanto mi compare una foto sua in Africa, scava il pozzo, prende la casa. Sì, sì. Ma io sono andata 30 anni fa in Africa e dopo qualche anno che stavo lì, in un primo momento stavo lì perché mi piaceva l'Africa. Poi piano piano ho cominciato a guardare giù, dove veramente questa povertà è spaventosa. E allora ho cominciato da un bambino che adesso studia medicina, pensa, e che forse si laureerà, non so quando, insomma spero di esserci. E da quel bambino è nato tutta una catena di volontariato, di aiuti. Perché è tutto così. Vai alla prima capanna, che è la sua casa, poi subito gli altri si interessano e subito ti vogliono e subito piano piano diventi mamma Laura e sei dappertutto. Quindi anche mamma ti ha dato un esempio vorticoso. Come e peraltro no? Non ti preoccupa sapere in giro. Cioè devi sapere che lei da giovane, non che adesso non lo sia giovane, da ragazzina, da qualche anno fa, no, da giovane, era, io la vedevo sempre, ha sofferto molto, fisicamente, soffriva di mali di testa, così stava molto a letto, stava molto, e io la vedevo sempre un po' ferma, no? Poi a un certo punto, qualche anno fa, improvvisamente si è svegliata, cioè si è, non lo so, la salute l'ha aiutata, ha fatto il processo al contrario, sì. E ha iniziato a fare 6.000 cose, non le si sta più dietro, il libro, l'Africa, poi dipinge pure, no? Non so, dipinge pure. Sempre in ma cosa giro, è successo? Cosa ti ha fatto? Ma intanto devo dire effettivamente il problema di avere una emicrania. Un'emicrania, per chi l'ha provata è invalidante. E come hai risolto? Terribile. Con la menopausa non ho risolto in nessun modo. Ho fatto 2.000 cure e invece le cure non servono a niente. Quando invece ho cominciato ad entrare in menopausa, intanto cominciavo a vedere, essere stata in Africa e a vedere queste cose che ho visto, e quelle mi hanno anche mosso quella che c'è in me, che è quella che deve sempre occuparsi dei poveracci, di questi, di quell'altro. Quando sono stata lì, ti puoi immaginare, piano piano proprio un po' sono guarita da questo mal di testa e un po' mi sono innamorata di questi poveri. Mi sono innamorata e questo forse ti ha dato un'immagine della vita più gioiosa, che quando tu vedi magari la sofferenza altrui impari ad apprezzare tutte le cose che hai, no? Può ma essere poi anche. È talmente ingiusta questa povertà che hanno loro, perché se tu pensi che a Nairobi, che è la capitale del Kenya, arrivano miliardi da tutte le parti del mondo per aiutare l'Africa, poi a Mombasa arriva una parte, a Malindi, che è una città dove vanno anche molti turisti, andavano, se la cavava, ma poi bisogna andare nelle periferie a vedere cosa succede, perché il turista che arriva lì vede tutto bello, un mare splendido, gli alberi, i safari, poi parte, torna a casa sua e non ha mai visto un africano. Certo, perché sono come, insomma, c'è un turismo anche un po' di massa, spesso usa e getta. Anche Marianna ha fatto l'attrice, ti vediamo, hai fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, ci sei pure tu. Ognuno si prende le sue responsabilità, tra virgolette, vai. 99-2005. No, non l'ho fatto entrare. È di là che aspetta. Volevo parlare con lei senza di lui. Del resto ormai è tutto chiaro. E io non voglio imporre niente a nessuno. In che senso? Nel senso che lui non vuole nemmeno il bambino. Ma lei? Lei lo vuole? Io non glielo voglio certo imporre. Mi sento rifiutata già abbastanza così. Siamo alle solite, signor Raimondi.
non può interrompere le terapie di sua figlia quando vuole lei. Quei farmaci vanno assunti per lunghi periodi e con continuità. Ma le sembra giusto che una ragazza così giovane debba andare avanti con quella roba? Quella roba serve per curare gli attacchi di panico. E poi, se si interrompe bruscamente la cura, la situazione può anche peggiorare. E aggiungo un tassello, perché credo che il tuo debutto sia stato in una canzone che tutti noi generazionalmente ricordiamo, sì. Che era Sei forte papà, ti prego sblocchiamo questo ricordo, vai. Sblocchiamo. Gli animali non hanno ombrello e non portano mai cappello. Piove tanto e si sono bagnati, sono già tutti raffreddati. Che si fa? Chi li aiuterà? Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha? Lo prendi, papà? Sì, la lepre in tuta rossa, che corse che fa? Lo prendi, papà? Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua. Me lo prendi, papà? Lo prendo se vuoi. Ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè, però ci si sta. Sei forte, papà! Vabbè, tu eri dentro il televisore, te lo ricordi quel duetto? Me lo ricordo, sì. E, sì, avevo 7 anni, e, sì, ma me lo ricordo, ma non pensavo di fare una roba, cioè, non lo so, andiamo, oggi si canta questa cosa qui, sì, va bene. Cioè, invece poi eri... Quel grillo canterino si è svegliato. Ha avuto un successo incredibile questa canzone, ma vabbè, è andata così. Sì. È andata così, ho fatto anche questo. E poi perché non hai più proseguito per fare l'attrice? Cioè, perché le scelte della vita che hai fatto, perché però non hai continuato a fare l'attrice o comunque... Ma io a un certo punto ho avuto il primo figlio e ho deciso che dovevo dedicarmi a loro. Così, è venuto serenamente. Volevo fare questo, volevo seguire i miei figli, sono stata vicino a loro e ho lasciato. Perché forse la cosa più importante che ti hanno insegnato i tuoi è di essere persone sane, può essere? Non che abbandonare tutto e seguire i figli sia solo da persone sane, però... È sano seguire le proprie inclinazioni, Ecco, è sano sì, fare scelte di libertà, io questo intendo. Di libertà, ecco, questo sì, io non avrei potuto fare altrimenti, quindi non la trovo una rinuncia, scelta... è una scelta, per me è stata una scelta. Se sia che tu scelga di lavorare 15 ore al giorno che non di stare a casa con i figli, sono scelte di libertà che come tali vanno benedette, secondo me. Sì. Ci vediamo anche Marco, dai. Anche lui che canta. Anche lui. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Son 100 chilometri che io faccio per te. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Yeah, 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 yeah. Andavo a 100 all'ora per cantare la serenata. Blam, 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 blam. Ciunga, 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 la, la, la. Ciunga ciunga ciung ciunga ciunga ciung la 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 la. Yeah 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 yeah. Bam 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 bam. Laura, tu ce l'hai raccontato anche perché, diciamo, noi parliamo anche del dolore della vita per cercare di dire agli altri che quando capitano, che il dolore, insomma, capita a tutti e quindi certo. Cerchiamo di condividerlo il più possibile, davvero, e tante donne e uomini ci scrivono proprio ringraziandoci perché si sentono meno soli, perché tu ci hai raccontato che la tua prima bimba, che si chiamava Serena, morì poco dopo il parto. Sì, sì. È così. E che ricordo hai di quell'esperienza, soprattutto ora? Ora come ci pensi dopo tanti anni? Sempre con dolore, con una preghiera, con un pensiero? Io ci penso sempre. Tu pensi, è una cosa strana. Ogni volta che arriva la data, io magari l'ho dimenticata e c'è qualche cosa che mi succede e dico, ma che oggi che giorno è? Ed è quel giorno. Ad esempio? Mi è capitato in Africa, per esempio, che...
lì cambiano, non segui i giorni, segui la luce, il buio. Poi un giorno sono stata non bene, mi sono seduta sul letto, ho detto vabbè, oggi voglio riposare. Ma che giorno è oggi? Il 6 gennaio. E che ormai è una cosa che ho come ho dentro. Serena è stata dentro di me e adesso è ancora dentro di me. È la mia figlia che non è nata. Forse questo fatto può essere il motivo per cui mi sono così attaccata a questi piccoli bambini africani. L'idea di avere sempre un bambino piccolo da coccolare. Mi manca adesso lei. Ti pare che la posso coccolare? È lei che coccola me adesso. Adesso servono i bisnipoti. Che cosa bella che hai detto, mi sono venuti i brividi. A te come l'ha raccontata questa tragedia? No, sì, anche questo non ne abbiamo parlato molto, l'ho saputo, so che hanno vissuto questo momento molto difficile, però no, non hanno condiviso con noi. Ma ora che lo senti dalla bocca della mamma? Devono essere cose che segnano molto. Però lei è una donna forte, ha superato tante. La prima fra tutte probabilmente è stata quella. Ma sai, io è come avessi già vissuto 4 vite ormai. Dalla prima, la seconda, la terza, la quarta la sto vivendo adesso. E sto cercando di portare in giro questo mio libro, che tu tra l'altro sono venuta a presentare qui da te, spero che tu te lo ricordi, che l'ho presentato qui. Ma certo da te. Me lo ricordo, te l'ho detto anche prima, hai raccontato sì. La storia della tua famiglia, il genocidio armeno, so tutto. E allora... Acop. Io giro l'Italia non solo parlando della famiglia, perché ormai va bene, ma perché devo parlare dell'Armenia. Certo. Perché l'Armenia sta vivendo una specie di secondo genocidio. Perché ultimamente, non so se, perché qui non, le cose non si sanno, il genocidio primo è stato dichiarato come il genocidio sconosciuto. Beh, c'è stato il famoso film La masseria delle allodole, no? Anche dei fratelli. Sai, uno. Che comunque ha riattivato l'informazione su questo. Mi mettete 1000 per favore, perché arriviamo alla terza generazione. Mancano solo. Tu devi essere. Pensa quando diventerai nonna, perché adesso. Paolo Antonacci quanti anni ha? Ci siamo, cioè, davvero. Che poi lo sapevate voi che Paolo, che l'autore delle parole di questa canzone, Made in Italy di Rosa Chemical, sì. Lo sapevi tu? Sì. No, io non lo sapevo. Complimenti. Il ragazzo mi ha sul pezzo. Io una cosa volevo dire, cioè mio fratello Antonino è identico a Gianni Morandi. E potevi mandarci una foto così non facciamo vedere. Identico. Ti volevo leggere invece due cose che ha scritto Paolo. Dice... appunto ho solo 28 anni, firmato canzone di successo, La dolce vita, anche l'altra hit dell'estate, a 20 anni sono stato male, mi vergognavo come un cane, ho fatto pace ora col mio cognome, anche perché con questi risultati il patema passa, dice giustamente l'intervistatore. Quando ho visto le canzoni in finale ho pensato a mia madre, a quando a 16 anni ho lasciato il liceo scientifico per andare in tour con papà. Mi ricordo cene fatte di silenzi e tensione, poi la scuola l'ho finita e mi sono anche laureato, però tu te lo ricordi quando tuo figlio andò con Biagio, il tuo compagno di allora era? E sì, chi gli dicesti? Guarda, io rifarei tutto quello che ho fatto nella mia vita, però se potessi tornare indietro qualche piccola aggiustatina, sono stata molto dura perché io non volevo che lui lasciasse la scuola. In quel momento pensavo che insomma stava facendo un errore. Serena. E invece poi col senno di poi dico ma dovevo coccolarlo di più, dovevo capirlo, dovevo comprendere, invece in quel momento mi è sembrato una cosa insomma così, poi ha detto no io mollo tutto, poi vado in tour con papà, insomma. E gli hai detto che avevi sbagliato? Sì, dopo gliel'ho detto. Vi siete chiariti? Lui è lui che ti ha risposto? Gli ho chiesto scusa tantissimo, perché mi dispiace, però io anch'io ho questo retaggio di educazione severa che mi ha impedito di essere molto comprensiva, però credo che insomma, sia abbastanza normale.
Tango, te la dedichiamo noi. Poi ti faccio. Poi sentiamo pure Francesco. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto. Non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i police. Era bello finché ha bussato la police. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. È bello, bello, è bello, è bello stare così davanti a te in ginocchio sotto la scritta neo di un sexy shop. Se amarsi dura più di un giorno è meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì, ma non è mai lunedì. Bravi, bravi! Noi con Ucciconi, Io con Ucciconi, non so te, anche tu con Ucciconi. Ma te le fa ascoltare le canzoni prima? Sì. Questa l'avevi ascoltata? E che cosa gli hai detto? È difficile essere obiettivi poi, tra l'altro, quando... Ma questa è proprio bella però, bella, bella. Ciao da Nanai, dicevi Francesco. No, ragazzi, si chiede che questa poteva essere anche una delle vincitrici di Sanremo, una canzone. Avevo conosciuto Marianna nella mia prima vita, con mia mamma in vacanza anni fa. Devo dire che tuo figlio dimostra di avere un'elasticità tale nello scrivere le canzoni, perché passare da Rosa Chemical a questo e andare al pezzo precedente... Due generi diversi. Cioè, riesce già ad avere una mentalità... quasi non all'italiana, perché tanti cantautori di oggi scrivono sempre solo in un solo verso, senza fare nomi. Comunque, peraltro, Biagio Antonacci ha già lasciato un'intervista ieri al Corriere che dice provavo un grande senso di colpa per i figli siete separati, a volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l'amore vince. Sì, l'ho letto. Io penso che lui, penso che i sensi di colpa ce li abbiamo un po' tutti, soprattutto di fronte alle separazioni, di fronte ai figli, e purtroppo fa parte del percorso. Però lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale, e quindi sì, non si deve, non deve avere gli stessi sensi di colpa. È stato bravo. Laura, abbiamo saputo, abbiamo capito cosa Marianna ha appreso da voi. Ma mi dici che cosa lei ha insegnato a te? Non riesco a decifrare bene questa cosa, ma ho capito quando sono caduta e mi sono fatta male a un dito, credevo che fosse una cosa semplice, mi faceva male, l'ho chiamata a Bologna. Dopo 5 minuti era già a casa mia. È arrivata, ma in macchina subito a Monterotondo a fare la radiografia. Quando loro, il medico ha detto sì, o si può operare oppure si dovrebbe mettere, lei ha detto mamma montiamo in macchina, andiamo a Bologna al Srizzoli. Cioè improvvisamente ho avuto una mamma, la mamma che risolve il problema, monta in macchina, andiamo là, fai la radiografia, andiamo a Bologna. A Bologna mi hanno ingessata e sono stata a casa sua. L'unica cosa che dicevo, meno male che è la sinistra, così con la destra potevo dipingere. Ma chi la ferma? Tanti piatti. Senti, dipinto. E l'ultima domanda, Marianna, da ragazzina invece, la tua leggerezza dov'era? Che tu hai parlato solo della severità. Ma pensa un po'. La leggerezza è il mio obiettivo. Beccata! Sfogati! Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice. No, ma sono sicura che tu l'hai avuta. Lei da ragazzina mi ha fatto morire. Lei arrivava da scuola e si buttava sul divano, buttandosi così e riportava. Dico, ma Marianna, hai le gonne, sei una signorina. Mi chiamava l'elefantessa, no? L'elefantessa. Laura, non si dicono queste cose. Si parlava di leggerezza, non quella
interiore, ma anche, capito? Quella esteriore aiuta poi l'interiore. Che terribile. Devo raggiungere la leggerezza interiore e anche quella esteriore. Tutte fai un due. Po' te. Ti posso dire, Marianna, sei splendida, ma non poteva essere. Quanto è bella, bellissima. Sì. Pensa che sta cosa delle gonne ero io a dirla a mia madre invece quando ero piccola, al contrario. Vedi? I rapporti familiari sono sempre un po' complicati, ma per questo ci piacciono, perché dove c'è l'amore c'è comunque la gioia e c'è la vita, e tra voi ce n'è tanto. Marianna, Laura, buon vento, salutateci tutti gli altri. So che il fratello di Paolo, Giovanni, ha interpretato pure Tony Renis, vuole fare l'attore, sì, giusto? Sì. Salutiamo pure Tony Renis che ci segue, poi mi scrive, bello. Per cui Tony ti vogliamo bene. Grazie davvero, ed è incredibile pensare che proprio ieri in Senato papà Gianni ha praticamente movimentato il Senato. È stata una giornata spettacolare, perché per commemorare appunto il Senato della Repubblica, la ricorrenza era l'8 maggio 1948, Morandi ha cantato in Senato, e quindi oggi Gramellini gli dice che l'unica riforma in grado di reggere è quella ispirata ai valori del Gianni Morandismo. Quali sono questi valori, Marianna? Quali sono i valori del Gianni Morandismo? Quali sono? Ciao Gianni, scritta! Grazie, bellissime! L'Italia, l'Italia, se testa dell'elmo di Scipio, se cinta la testa. Uno non tradirli mai, anfedente. Due, non li deludere, credono in te. Tre, non farli piangere, vivono in te. Quattro, non li abbandonare, ti mancheranno.